Questo webinar è focalizzato sulle novità della legge di bilancio. Parleremo appunto di tutte quelle che sono le novità giuslavoristiche e lascerò anche uno spazio a Giovanni Pizza, che è CEO e fondatore di Bonus X, che è una piattaforma che offre servizi di patronato online, non solo patronato, ma principalmente, insomma, quello che interessa a voi probabilmente è il patronato online. Quindi si può richiedere dalla sua piattaforma, i dipendenti possono richiedere, ad esempio, gli assegni per il nucleo familiare, che, come sapete, appunto dal 2022 non vengono più erogati dal datore di lavoro, ma vengono erogati direttamente dall'INPS. Su domanda del lavoratore direttamente dalla piattaforma, può essere fatto appunto anche tramite patronato, e Bonus X offre dei servizi online di questo tipo per facilitare un po' la vita, alle aziende, agli uffici HR e ovviamente anche ai dipendenti. Andiamo in ordine dunque. Premetto che questo webinar ha come focus appunto gli uffici HR, quindi datori di lavoro, e quindi ci focalizzeremo su quelle che sono le novità in tema di lavoro. Ecco, non guarderemo tutte le novità della legge di bilancio. Allora, innanzitutto ci sono stati non delle nuovi sgravi per le assunzioni, c'è stato, diciamo, un po' una revisione di quelli attualmente in essere, e che adesso vedremo. Allora, i tre focus sono stati fatti dalla legge di bilancio per le donne svantaggiate, i giovani e i percettori del reddito di cittadinanza. Allora, nello specifico, per le donne svantaggiate. Per le donne svantaggiate è stato previsto sostanzialmente un rafforzamento, diciamo, dello sgravio in essere, che era stato introdotto già dalla legge Fornero in realtà, però è stato lo scorso anno era stato confermato lo sgravio per le donne svantaggiate al 100% per il biennio 2021-2022, è stato rinnovato per il 2023 con, diciamo, un aumento dello sgravio possibile, che è passato da 6.000 a 8.000 euro. Per donne svantaggiate, cosa si intende? Si intendono delle donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi, quindi devono ricadere in uno di questi casi, non devono avere tutti questi requisiti, ma almeno uno, quindi o almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi, oppure di qualsiasi età. Sostanzialmente residente principalmente nelle regioni del sud, disoccupate da almeno 6 mesi, di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6 mesi, che insomma, però lo sgravio può essere dato per un rapporto di lavoro in quel settore dove c'è una disparità di genere di almeno del 25%, quindi tutti gli anni mettono sostanzialmente, fanno una lista di quelli che sono i settori dove c'è uno svantaggio importante. In quel caso, se io sono un datore di lavoro che devo assumere, ad esempio, nel settore della comunicazione dei software, della progettazione software, ad esempio, devo assumere una donna, se almeno sei stata almeno 6 mesi disoccupata, potrò assumerla con questo sgravio specifico. Oppure di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impegno, cioè disoccupate da almeno 24 mesi. Quindi, se ricade in uno di questi quattro casi, io potrò assumere la persona in questione con uno sgravio, appunto, che arriva fino ad un massimo di 8.000 euro e comprende praticamente tutta la parte di contributi a carico del datore di lavoro. E la misura dell'esonero, appunto, dicevamo, il 100% dei contributi del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, per un periodo che va fino a un massimo di 18 mesi, quindi se è un 12 mesi nel caso di assunzione del contratto a tempo determinato.
importante sapere che sostanzialmente bisogna comunque rispettare quello che viene definito incremento occupazionale netto, cioè vale a dire che comunque deve esserci appunto un incremento occupazionale generale dell'azienda. Under 36, quindi sono comunque sgravi che c'erano già, non, mi focalizzo un pochino su quelle che sono le novità. Allora, sgravi under 36, anche in questo caso sono più anni che c'è questo sgravio, è stato confermato appunto anche per il 2023, quindi parliamo di assunzioni di giovani che abbiano 36 anni non compiuti, quindi li posso assumere fino a quando hanno 35 anni e 365 giorni, per capirci, quindi devono non aver compiuto 36 anni, ecco. Cosa consiste l'esonero? Anche in questo caso il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 8.000 euro annui per un periodo massimo di 36 mesi. Ed è portato a 48 mesi se l'azienda ha sede in Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Sicilia, Puglia o Calabria. Quindi in questi casi qua appunto dura anche 48 mesi. Allora, quali sono i rapporti incentivati? Sono le assunzioni a tempo indeterminato, le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, rimangono esclusi cose, ad esempio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, l'assunzione dei dirigenti e l'assunzione effettuata entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio. Limiti di fruizione. Il datore di lavoro non deve aver preceduto nei 6 mesi precedenti a praticamente a dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, quindi per capirci per giusta causa o scusate, giusta causa per motivi economici economico-organizzativi, quindi per la riduzione di fatturato, ad esempio, per una riorganizzazione aziendale. Quindi non deve aver proceduto a quel tipo di licenziamenti negli ultimi 6 mesi. Per ovviamente però lo stesso tipo di figura, cioè se io assumo ad esempio un idraulico, in buona sostanza non devo aver licenziato un idraulico negli ultimi 6 mesi per motivi organizzativo-economici dell'azienda. È stato inserito in realtà un nuovo sgravio per i percettori del reddito di cittadinanza che è alternativo allo sgravio che esisteva già. Quindi sostanzialmente invece di appunto rafforzare l'altro sgravio, cosa hanno fatto? Ne hanno creato uno nuovo e hanno detto un po' ai datori di lavoro, ne prendete uno tra i due sostanzialmente. L'esonero riconosciuto anche in questo caso nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo degli 8.000 euro sempre annuali. Ho dimenticato di dire che tutti questi tre sgravi, per essere poi effettivamente operativi, hanno bisogno comunque dell'autorizzazione della Commissione europea. Quindi non sono attivi subito, ma lo saranno nei prossimi mesi, una volta che è stata data l'approvazione. Come vi dicevo, questo sgravio è alternativo rispetto a quello che c'era già prima, che prevedeva invece sostanzialmente quindi che hanno introdotto lo scorso anno, che prevedeva uno sgravio pari al minore importo fra l'importo di 780 euro mensili, i contributi previdenziali assistenziali a carico del datore di lavoro o l'importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al nucleo familiare. Quindi in questo caso si deve scegliere fra uno di questi due sgravi se si assume un percettore del reddito di cittadinanza. È stato approvato, è stato confermato anche per il 2023. Sostanzialmente lo sgravio, la de cosiddetta decontribuzione sud, vale a dire lo sgravio del 30% per i lavoratori assunti su una sede appunto del sud Italia. Questo